Ciao a tutti, sono Joy. Benvenuti nel canale di presentazione dei prodotti WeTech. Oggi vorrei presentarvi uno dei nostri Switch Pro, lo Switch Pro solare industriale. Può alimentare le vostre telecamere IP remote e i punti di accesso, in particolare in luoghi dove non c'è corrente o l'alimentazione è instabile. Questo è il contenuto del pacchetto, un dispositivo WIPMS 310 GF Alien 1 Switch. Sensore di temperatura, cacciavite e guida. Lo Switch dispone di 8 porte PO Gigabit, un porta console e due slot SFP Gigabit. Le porte 1 e 2 supportano IPO 60 W per dispositivi passivi a 24 V o alimentati a 48 V. Le porte da 3 a 8 supportano dispositivi PO passivi a 24 V, 802.3 affollata. Quando si collegano dispositivi a 48 V, il LED della porta PO è verde fisso. Quando si collegano dispositivi a 24 V, il LED della porta PO è giallo fisso. Ora passiamo a vedere altri indicatori LED. PWR, indicatore del sistema di alimentazione. 9 e 10 sono i due indicatori di alimentazione della fibra. Il pulsante di impostazione dell'anello consente di attivare o disattivare la funzione di anello più veloce e di verificare lo stato di funzionamento dell'anello più veloce tramite la luce del LED dell'anello. 1V e 2V sono gli indicatori del canale DC-in. Vediamo un altro lato di questo interruttore. Ci sono tre canali di ingresso C. Il primo canale supporta un ingresso da 9 a 52 V CC e può collegare direttamente l'energia solare. Gli altri due canali supportano un ingresso da 37 a 57 V C. Il pulsante di terra. Sono presenti un ingresso e un'uscita di allarme per il collegamento di un dispositivo di allarme a relè esterno. TMS è la porta del sensore di temperatura. È possibile collegare il sensore di temperatura, incluso nella confezione, per rilevare la temperatura della centralina. RET è il pulsante di reset. Infine, vediamo il retro dell'interruttore. L'IT ha un design a guida DIN e presenta un'etichetta WeTech. Qui potete vedere le informazioni sull'interruttore. Ok, questo è tutto per quanto riguarda il nostro aspetto WIPMS 310 GF Alien. Quali sono i punti salienti di questo interruttore? Vi mostrerò quattro caratteristiche principali di questo modello. La prima è la possibilità di utilizzare PO a 24 V e a 48 V. È flessibile e rileva automaticamente vari dispositivi alimentati a PO. La seconda, due uplink in fibra ottica, estendono la gamma di distribuzione della rete per soddisfare le diverse esigenze di trasmissione. Il terzo, la funzione di watchdog intelligente. È in grado di monitorare, rilevare automaticamente e riavviare le telecamere IP che non rispondono o sono cadute. È un grande valore. Infine, supporta l'ingresso di tensione boost, da 9 a 52 V DC, in grado di funzionare con il sistema di alimentazione solare e di fornire energia verde.